Game over, stagione finita, fuori dai playoff. Bella fiori di merda ieri, eh? Ma a me tanto perché perci 3-0, ma perché? Come perci 3-0? Che fra l'altro, vabbè, sono messo un po' troppo larga le cose, però diciamo che comunque la vittoria per Pescara se l'ha meritata la grande, perché te sì, hai provato a fare qualcosa, aver briciolino, soprattutto in secondo tempo, ma cosa hai fatto? Nulla. Ma parecchio buttato giù, perché sono sincero, anche se ero il primo a dire che prima, non era una passeggiata, però ho detto, vabbè, alla fine comunque abbiamo, tra virgolette, due risultati a favore su uno, nel senso, due, cioè o pareggio o vinci, che in teoria sono, come si può dire, sono, cioè, due su uno, vabbè, insomma, avete capito, no? Dire, basta pareggiare, via, per capire. E invece però così non è andato. Da una parte credo che comunque sia anche giusto, che alla fine ci vada un'altra squadra a fare playoff, perché te sì, è vero, soprattutto per metà anno addirittura rischiavi di andarci direttamente in Serie A, tra virgolette, perché comunque eri nelle zone belle un po' più calde, mettevano così. Poi dopo hai fatto il tracollo. Tracollo che mai è stata per la sfortuna, a volte sì, ma poi a volte è stato, tra virgolette, meritato, perché per quanto riguarda il gioco stesso, non hai, cioè, a volte hai fatto parecchio, parecchio cacare, ecco, mettiamolo così. E quindi niente, mi dispiace, a me personalmente dispiace tanto, anche se in tutta onestà è più giusto che noi alla fine playoff, come ho già detto, no, non ci siamo andati, cioè secondo me, anche se non di tanto, erano altre le squadre, cioè quelle che ci sono andate, le squadre che meritavano un po' più di possibilità di andare, magari, non so, di lottare per la Serie A, ecco. E quindi niente, però ora parliamo un po' della partita. Allora, come ho già detto, partita difficilissima, che però, cioè, che poi è stata tale, ecco. Perché? Perché vabbè, tracciando il fattore ampo, venivi da, beh, cioè venivi, cioè avevi anche, dei, come sempre, infortuni, squalifiche, e questo ci nevi. Insomma, allora parliamo un po' del primo tempo, poi del secondo. Allora, primo tempo sicuramente più peloso del Pescara di noi, è riuscito a concretizzare una volta, soprattutto quello che appunto ha creato. Noi abbiamo provato, mi pare, fu una punizione con Emerson, non lo so, a ribaltare il risultato, si è stato, però vabbè, in primis, anzi principalmente, ce l'ha avuto il pallone del gioco, comunque il Pescara. Secondo tempo, a parte anche le sostituzioni, secondo me hanno permesso un po' di fare qualcosina, comunque. Secondo tempo, primi minuti, hai provato, soprattutto Galabino, che è entrato appunto nel secondo tempo, posto di Moscati, ha provato a fare qualcosa. Si è sbagliato un gol clamoroso, cioè davanti porta, porta semi-libera, mettiamolo così, semi-vuota. Ha sbagliato un gol che a parer mio poteva cambiare, non dire le sorti, però il corso della partita, almeno un gol lo facevi. Poi magari perdevi 5-1, però almeno un gol lo facevi. E a parte questa occasione, per il resto si è provato a fare qualcosa. Giustamente il Pescara si difendeva. Però poi alla fine poi non avuto l'ora, addirittura classico sfortuna di gol sbagliato, gol subito, in quell'occasione che vorrei raccontato di Galabino, tempo un minuto e Pescara è riuscito, diciamo, no, con contropiede, insomma, un minuto dopo, su una disattenzione difensiva, il Pescara ha fatto il 2-0. Il 3-0 non lo, cioè, a gol, cioè, chiaramente a gol, però un lonto nemmeno, perché ormai era andata, la squadra era per l'80%, diciamo, in attacco, c'era, cioè, una buona in difesa, 3-0. Se devo dare un giudizio alla partita, direi che ieri ci sono state, secondo me, prestazioni sicuramente peggiori, però ieri comunque Livorno ha fatto abbastanza schifo. E anche lì mi girano un po' le palle, perché? Perché non ti dico che per te era una finale Champions, assolutamente no. Però è una partita piuttosto importante, era quella che dava non un senso, però un briciolino di senso alla stagione. Magari dici, dei quarti e bassi, magari si poteva lottare per qualcosa, invece alla fine così non è stato. Anche se, come ho già detto, svariate volte in questi video, mi gira le palle, e
mi dispiace parecchio, se devo essere obiettivo, come ho già detto, è giusto che comunque siano altre squadre per playoff e non te. Perché? Perché a livello di meritocrazia, nonostante, come ho già detto prima, le altre, non è che in confronto a te abbiano fatto chissà cosa durante l'anno, però almeno loro, secondo me, sono state, diciamo, piuttosto proporzionate in base alla qualità. Cosa voglio dire? Voglio dire che io inizialmente, cioè, facendo un resoconto, no, di tutta la stagione, di tutti i miei video, io l'ho sempre detto, cioè, inizialmente lo dicevo sempre, che qualitativamente Livorno non era assolutamente messa male, anzi, forse era una delle squadre più forti. Poi dopo mi sono reso conto che l'ho un po' sopravvalutata come squadra, però ciononostante non è una squadra di merda. Cioè, dal punto di vista del gioco sembra una squadra di merda, perché per quello che fate vedere, sia per il gioco, per la voglia, per l'aggressività, per la grinta, per l'accettazione, mi pare l'hanno fatta diventare una squadra di merda, nel senso, sembrava. Però se si va a vedere, diciamo, con il discorso che volevo fare prima della proporzione, diciamo, che Livorno giustamente non è arrivato proprio perché non ha giocato come, cioè, in proporzione alla qualità della squadra. Non so se avete visto quello lì. Mi auguro di sì. Diciamo, poteva fare di più, ecco. Quindi, giusto, tra virgolette, che giochi come una voglia e ottieni meno risultati. Ecco, vai, mettiamola così. E quindi, niente. No, sì, no, ho aspettato il giorno dopo per fare il video, perché oggi comunque è sabato. Perché? Perché ieri veramente girava tanto, 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 tanto i coglioni, mi giravano. Qui ho detto no, cerchiamo di prenderla per leggere altronde, sì, sta parlando sempre di calcio, chiaramente il Livorno per me è una cosa che è molto molto importante, però poi beh, sta parlando di uno sport, del calcio, e quindi è un po' eccessivo incazzarsi così tanto, anche se purtroppo c'è anche una base economica dietro, chi più chi meno, meno male chi segue Livorno in maniera piuttosto, come si può dire, che, insomma, che lo segue tanto, cioè addirittura fa le trasferte, cioè una cosa economica dietro, ma non solo quelle che fanno le trasferte, chi viene magari vanno in casa, che quando le partite in casa, chi compra i biglietti, chi fa l'abbonamento, chi magari non ha l'opportunità di andare allo stadio, nemmeno andare in trasferta, e quindi magari per motivi X le guarda in televisione, o va in un pub, in un circolo, in un bar, quindi magari deve pagare tipo la consumazione, addirittura il bigliettino per vedere la partita. Insomma, c'è, anche se a volte può essere minima, c'è comunque una cosa economica dietro, quindi questa serie girano un po' le palle, e secondo me questa serie rende un po' più giustificabile, ecco, l'incazzatura, per non parlare poi di, comunque, della passione stessa. Quindi niente, come ho detto all'inizio del video, game over, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Io, titubante, però ero e rimarrò sempre, ma come io, come caratterialmente, come sono fatto io, una persona di speranza è l'ultima a morire, quindi la speranza era l'ultima a morire, però è morta, questa, diciamo. Quindi niente, quindi non mi resta che salutarvi. Spero, almeno io, di, non so, rivedervi tra virgolette, però insomma, la prossima stagione, speriamo di, più che fare una squadra competitiva, di azzeccare innanzitutto gli innesti. Ah sì, di fare una squadra competitiva, perché comunque, e dopo questo vi lascio, vorrei tanto sapere chi è che rimane il prossimo anno, dei giocatori un po' più importanti. E poi appunto cercare di magari di tappare quelle, tra virgolette, bue o quei problemi che magari sono visti maggiormente quest'anno, che io veramente non sto a elencare, perché non voglio entrare nei mini particolari, perché alla fine io sono solamente un cretino barra tifoso che commenta le partite così, quindi non so nessuno che giudicare, anche se a volte l'ho fatto. E quindi niente, basta solamente che la società stessa ci metta un po' più di voglia. Vuole fare qualcosa, perché comunque chiedo che tutte, cioè, ma non Livorno, ma proprio tutte le tifoserie, la maggior parte delle tifoserie meritano di
di lottare per qualcosa, nel senso, di meritare una società proporzionata alla voglia, alla passione che hanno, nel senso, parlando di Livorno, tanta gente conosco, vanno allo stadio, appunto, di risultato nei scorsi prima, trasferte e tant'altro, e magari quest'anno, come è successo anche a volte in svariati anni, non è stata, non è, la società, le cose fatte non sono state proporzionate e coerenti con la passione che ci mettevano i tifosi, ecco. Non so se avete capito, spero di sì. Insomma, detto questo, niente, guardiamo di prenderla, cioè chiaramente ci rimane male perché è come, cioè, come hai buttato via un anno, andiamo a riprenderla come, tra virgolette, anno di transizione, mettiamola così. Magari abbiamo rivisto dopo un anno in Serie A come era la Serie B, cioè più che io spero che magari chi di dovere abbia visto come era la Serie B e che il prossimo anno possa sistemare un po' le cose e appunto di creare una squadra competitiva, magari più di, a livello qualitativo, più a livello, diciamo, di voglia, perché secondo me, come ho già detto varie volte, dove non arrivi a copiare ci va la voglia, e qui c'è la voglia, l'aggressività, la grinta. Quindi secondo me, dato che la Serie B comunque non richiede giocatori, cioè se ci sono bene, meglio, però non richiede giocatori di alta classe, ma i giocatori che tengono più che alla maglia, tengono alla squadra, che possano, vogliano fare qualcosa per la squadra stessa. Insomma, detto questo, sono un po', tra virgolette, fuori tema, però niente, spero comunque che avete sono al discorso della partita, spero comunque che abbia capito come era la partita. Prestazione non bella, ma nemmeno disastrosissima secondo me, anche se ci sono stati degli errori clamorosi, però non disastrosi come altri. Però appunto, giusto che abbia vinto il Pescara, però secondo me 3-0 è un po' troppo, soprattutto dato che se Galabino faceva il gol lì poteva addirittura cambiare il corso della partita. Via, detto questo, ci rivediamo, spero, come ho già detto, alla prossima stagione. Niente, godetevi le vacanze, che tra più non si va al mare, almeno siamo di Livorno, almeno ve lo ci sa, culo a chi ce l'ha, al mare. E niente, ci vediamo allora al prossimo video, mettiamo così. Via. Ci vediamo allora alla prossima stagione. Ciao a tutti.